Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, che guida i nostri cuori, nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Lasciamoci inondare da Cristo, dalla luce vera che illumina ogni uomo, perché nei nostri cuori siano vinte le tenebre del peccato. Signore Gesù, Figlio prediletto del Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, speranza delle genti, Christe eleison. Christe eleison. Signore, Principe della pace, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. In terra gli uomini amati da Dio. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Signore Dio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio agnello del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. In mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata. Nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. Affonda le tue radici tra i miei eletti, prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato. Per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa, davanti a lui, ho officiato. E così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare, e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso. Nella porzione del Signore è la mia eredità. Nell'assemblea dei santi ho preso dimora. Parola di Dio. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi ed immacolati, di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò anch'io, Paolo, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Parola di Dio. Gloria a te, o Cristo, annunciato a tutte le genti. Gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo. Con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la tua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In queste domeniche successive al Natale, la Chiesa ci invita a riflettere, a meditare il grande mistero dell'incarnazione. Abbiamo vissuto il Natale, Capodanno, ma forse Gesù ancora non è al centro dei nostri pensieri, della nostra vita. Lui il Maestro, il Salvatore, il Redentore, non può essere messo all'angolo, escluso. Deve essere sempre Lui a dirci, a suggerirci quello che dobbiamo fare per il bene nostro, per il bene degli altri. Nella prima lettura abbiamo ascoltato una parola ripetuta più volte: la sapienza che ha messo la tenda in mezzo a noi. Quando siamo stati cresimati, abbiamo ricevuto i doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Ma dove sono? In soffitta? In cantina? O le utilizziamo ogni giorno queste virtù? La tenda. Gli ebrei sono vissuti per 40 anni nel deserto, abitavano nella tenda, si muovevano dalla schiavitù alla libertà. E allora la sapienza per noi è una conquista, è un dono, ma è anche un cammino che dobbiamo fare. San Paolo dice chiaramente: quando ero bambino ragionavo da bambino, ma ora che sono grande ragiono da grande. Quanti cristiani sono rimasti bambini nella fede, non hanno fatto nessun progresso. La tenda ti dà una stabilità, ma è una stabilità provvisoria. La notte ti puoi riposare nella tenda, ma la mattina devi scomporre la tenda e devi camminare. Ti dà il riparo nella pioggia, ma è anche un rischio: se c'è il vento, se la porta via. Quindi è una sicurezza, una garanzia, ma nello stesso tempo è un'avventura che tu devi vivere spiritualmente. Devi camminare, devi progredire, devi fare un cammino di fede e di spiritualità. Siamo capaci di conservarla, questa sapienza che viene da Dio e che deve illuminare il nostro cuore, deve guidare la nostra mente, deve illuminare i nostri passi. Nella seconda lettura San Paolo ci ha detto una realtà importantissima. Con Gesù noi siamo diventati figli di Dio, eredi del paradiso. Una realtà grandissima che viene dall'incarnazione di Gesù. Ma noi guardiamo il presepe, andiamo a vedere i vari personaggi e non fissiamo gli occhi su Gesù. Non stiamo a contemplare quello che Lui ha fatto per noi, non nella grotta, ma nella vita, salendo sulla croce, risorgendo per noi. In pratica San Paolo ci dice una cosa molto semplice: quello che ha fatto Gesù nella sua incarnazione è quello che fa ogni mamma la mattina quando si piega sulla culla del proprio bambino. Si piega, prende il bambino tra le braccia, poi lo alza
all'altezza del suo volto, lo bacia, sorride e parla. Gesù ha fatto questo con noi. Scacciati dal paradiso terrestre per il peccato di Adamo, che cosa ha fatto Gesù? Ci ha riportati davanti al volto di Dio. E noi questo volto di Dio dobbiamo saper contemplare, come ci ha detto Giovanni nella pagina di Vangelo. Pensate, sono solo 18 versetti. Nel corso teologico questo veniva meditato, studiato per un anno intero. Perché? Perché c'è tutta la ricchezza del cristianesimo. Gesù, il Figlio di Dio, che dall'eternità scende sulla terra, e sulla terra non è accolto, ma quelli che l'hanno accolto riempiono il proprio cuore di grazia e di benedizione di Dio. E allora, per capire bene questo, si può accogliere il Signore o si può rifiutare? Vi do tre esempi. Un sacerdote a Milano viene nominato dal vescovo cappellano degli universitari. Siamo nel 68. Chi conosce la storia sa che è stato un anno terribile, un anno in cui si sono abbattuti tanti valori, si sono dissacrati. Ebbene, questo racconta che, uscendo da casa, in un muro proprio di fronte a casa sua, trova scritto due parole: abbasso Dio, ma scritti grossi, come quelle scritture dei fascisti, proprio riempivano le pareti della casa. E lì passa tutte le mattine e constata che nei giovani non c'è più posto per il Signore, e lui auspica che qualcheduno vada a cancellare quella scritta. Dopo 3 anni ne parla con la nonna. Abbiamo la prima lettura, la sapienza non è quella che viene dall'università, ma quella che viene dalla grazia di Dio. La nonna non aveva fatto nemmeno la quinta elementare. E quando lui si lamenta, dice: ma è possibile che nel comune non c'è nessuno che piglia la tinta e cancella quello? La nonna dice semplicemente: ma tu che sei tanto istruito, non hai due lettere da aggiungerci? Che significa, nonna? Prendi la tinta, prendi il pennello e va lì. C'è scritto abbasso e faccelo rimanere. Sotto metti una L, un apostrofo e una O. Abbasso l'odio. Gesù ci è venuto a insegnare la pace, l'amore. E tu, prete, devi portare l'amore sulla terra. Devi predicare l'amore. Primo esempio. Secondo esempio. A Firenze, alla fine di questo secolo, del secolo 1999, un generale, passando per la strada, vede uno che ha una carrozza. Lì ci sono i turisti che si portano con la carrozza. Il cavallo è un po' imbizzarrito. Questo qui si mette a bestemmiare. Il generale gli va vicino. Dice: calma, non devi bestemmiare, non devi fare questo. Ce lo dice garbatamente. Ma l'uomo, dice, è un omaccione, il carrettiere. Cominciò a bestemmiare ancora di più. E allora il generale, allontanandosi, gli disse: va bene, ci pensa Dio per te. Sapete, ci pensa a Dio per te. Mentre si allontana, il carrettiere gli va appresso e gli dice: generale, non mi rovini, capirà, io ho moglie, ho figli, non mi rovini, sia buono con me. E quello dice:
rovinarti. Io perché ti devo rovinare? Ma poco fa non ha detto ci penso io? No, io ho detto ci pensa a Dio. Un giorno dovrai rendere conto a Dio. Ah, allora, disse il carrettiere, se è per Dio soltanto va bene, non è proprio niente. Ecco, il giudizio degli uomini hanno nuovo. Ho paura delle multe. Anno nuovo, ho paura, hanno detto che arriveranno le cartelle delle tasse, poveri noi. E il giudizio di Dio, dov'è? Come mi presento? Ogni giorno faccio il mio esame di coscienza? Terzo esempio, facciamo riferimento anche ai santi. Perché i santi non stanno solo nelle nicchie a riempirsi di polvere e di muffa. Quando erano vivi hanno fatto delle cose belle. A Firenze c'era un giovane, si chiamava Giovanni Gualberto. Gli avevano ucciso il fratello. Come punto d'onore aveva deciso se trovava l'assassino di suo, l'avrebbe fatto fuori e girava con la spada. Un giorno trova l'assassino in un vicolo chiuso. Questo giovane non può sfuggire. Allora lui gli va incontro e sta sfoderando la spada. L'altro, l'assassino del fratello, vedendo la morte vicina, fa un gesto. Si fa il segno della croce e dice, in nome di Cristo, abbi misericordia di me. Giovanni Gualberto, a queste parole, a questo grido, si fermò, rimise la spada nel fodero e con uno slancio generoso abbracciò l'uomo che aveva tanto odiato, che aveva sempre cercato. E gli dice, d'ora in avanti terrò te come fratello. E tutti e due salirono sul San Miniato, la chiesa di San Miniato. E dice la storia che il crocifisso sorrise e si inchinò con la testa al gesto di Giovanni, che è San Giovanni Gualberto. Ecco allora il nostro Natale, che stiamo rimettendo tra l'armadio, ormai c'è rimasta solo l'Epifania del giorno 6. Cosa vogliamo fare? Gesù può essere rifiutato, abbasso Dio nelle scuole, il crocifisso viene tolto. In alcune scuole, fatevele raccontare, non si può fare la recita, non si può fare il presepe, non si può parlare di Vangelo. Lo stanno eliminando. Abbasso Dio o abbasso l'odio? San Giovanni Gualberto ci insegna. Eliminando l'odio si vive più sereni, si vive in pace, si ottiene la benedizione del Signore e questo noi dobbiamo augurarci per tutte le nostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Mettiamoci in piedi. Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose esistenti e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, nel santissimo nome di Gesù riconosciamo le nostre fragilità e debolezze, presentando con fede e umiltà al Padre le nostre suppliche. Preghiamo insieme e diciamo: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché fedele al Vangelo sia segno credibile dell'amore di Dio per l'umanità, preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i rappresentanti istituzionali del nostro Paese, perché nella festa del Tricolore e ispirati dai principi della dottrina sociale della Chiesa, confermino l'attenzione ai valori della vita, della democrazia e della libertà, preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per i detenuti che, per in attesa di giudizio, perché non manchi loro la certezza che il Signore, luce che dirada le tenebre del mondo, apre a tutti i cammini di conversione e di pace, preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché in comunione con Gesù mite e umile di cuore, apprenda ad essere luogo accoglienza ed amore, preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Dio, nostro Padre, che in Cristo ci hai scelti per essere santi e immacolati nella carità, accogli la nostra preghiera e illumina gli occhi della nostra mente per farci comprendere a quale speranza ci hai chiamati. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni che ti offriamo e santificali per la nascita del tuo Figlio unigenito,
che ci indica la via della verità e promette la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale innalzata a dignità perenne. E noi, uniti a te, in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte, o Signore, nella tua. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Nazario, Celso e Vittore, San Casto, Sant'Emilio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma ci sono una parola di Dio.
Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento agisca in noi, ci purifichi dal male e compia le nostre giuste aspirazioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Conforto dei malati, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Signore, andate in pace. In excelsis Deo.